Pour le groupe SD, Monsieur Zoffoli, pour 1 minute 30. Grazie Presidente. Il regolamento in esame, che sosteniamo, colma una grave lacuna, stabilendo per la prima volta in Europa limiti e norme comuni sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, camion, tir, autobus e pullman, che contribuiscono al 25% delle emissioni totali dell'Unione, emissioni destinate ad aumentare. Oltre a dei target ambiziosi ma raggiungibili di riduzione delle emissioni del 20% al 2025 e del 35% al 2030, abbiamo introdotto un test di conformità su strada per avere dei dati sulle emissioni e sul consumo di carburante in condizioni reali di guida. Dati che potranno essere utilizzati da soggetti terzi per prove di verifica indipendenti. Fondamentale poi è la richiesta alla Commissione di una metodologia per valutare le emissioni di un mezzo pesante lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione fino alla rottamazione. Per migliorare il livello della qualità dell'aria nelle nostre città, dove vive oltre il 72% della popolazione, due importanti novità. La prima riguarda gli autobus urbani. Oltre la metà degli autobus prodotti in Europa nel 2025 dovrà essere a emissioni zero. Dal 2030 questa percentuale salirà al 75%. Anche i veicoli professionali, ad esempio i camion per la raccolta dei rifiuti, anche per questi la Commissione dovrà presentare una proposta di riduzione delle emissioni. Vogliamo incentivare infine il ruolo del gas naturale nella transizione verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per un'Europa in movimento sì, ma verso un nuovo modello di sviluppo. Au nom du groupe ECR, Monsieur de Mesmaeker, pour 1 minute 30. De vrachtwagenvloot moet vergroenen. De N-VA-delegatie stemt straks voor ambitieuze CO2-normen en steunt de verkoopdoelstellingen voor emissiearme en emissievrije vrachtwagens. Maar liefst een kwart van de CO2-uitstoot in het wegtransport is afkomstig van vrachtwagens.